in questo nuovo video vlog. Noi siamo i Bada Boom, Bada Bada. Questa volta ci troviamo a Siracusa e abbiamo deciso di fare una bella gita a Pantalica, signori. Cos'è Pantalica? Ve lo facciamo vedere. Ecco cos'è Pantalica. È molto di più. Pantalica è molto di più. Adesso scendiamo subito in questo anfratto di sinistra. Anfratto! Anfratto! Guarda, è bella pozzetta per il bagno. Un arenato pozzetta. Ta-da! Guardate qua, che bellezza. E non parlo di Giulio, ovviamente. Che faremo? Ci infileremo in questa... Dun, dun. Curati essa. Madonna, ragazzi, dobbiamo abbassare completamente. Non indicato per chi supera il 1,70 m. Sì, e soprattutto per chi soffre di claustrofobia. Chiamano quegli insetti che stanno sulla superficie dell'acqua. I gerridi. Gerridi scottidi. Dai! Waffarillo! Ta-ta-ta-ta. Waffarillo! Ta-ta-ta-ta. Ma che waffarillo? Waffarillo! Perché è l'atmosfera. Ah, ok. Waffarillo! Bimbare. Waffarillo! Ta-ta-ta-ta. Waffarillo! Ta-ta-ta-ta. Stava accappottando. Bene, dopo questa piccola deviazione che abbiamo fatto lì, si prende subito il cammino e si comincia a costeggiare tutto il fiume. E adesso vi faremo però vedere due o tre punti che noi già conosciamo, che sono veramente incredibili. Amore, cosa stai facendo? Quelle con le more me le mangio. Ma quelle sono degli uccelli. Sono degli uccelli? Certo, una sola, dai. Ma sono ancora verdi, una. Aspetta, proviamo. Aspra. Hai visto? Vediamo questa cosa più opportuna. Allora, se avete visto il vlog precedente sapete che io appena vedo acqua in genere mi devo buttare. Però per adesso sto soffrendo come un pazzo perché voglio andarmi comunque a buttare in un punto che è veramente bello, che possono fare anche i tuffi. Quindi sto un po' fremendo perché vedo queste pozze d'acqua e dico che ora scende il mio blocco. Ma baietta di Alessandro. Ma come vedete qui è pieno di pali perché qui è pieno di vampiri. Si usano questi pali per ammazzare i vampiri. Sembrano i pali delle staccionate, ma in realtà sono i pali dei vampiri. Ovvio. I classici vampiri di Pantalica, è proprio famosa la... Adesso ci stiamo avvicinando in uno dei punti che io preferisco. Allora, vi comunico subito che fa venire i brividi, perché è una galleria lunghissima dove a un certo punto è talmente buio che ti sembra quasi di camminare tipo sospeso nel vuoto. Vediamo se adesso vi riusciamo a far rendere questa idea. Eccola qui. Una persona sana di mente in realtà non ci infilerebbe mai, ma noi non siamo sani di mente. Ma poi chi è che ha paura? E non si vede una beniamata minchia. Dai, però riprendi anche me. Non ci sei, amore. Sembra veramente, ragazzi, di camminare sospesi nel vuoto. Ma infatti l'impressione è proprio che cammini, ma in realtà non fai neanche un passo in avanti. Cioè ti sembra di essere sempre nello stesso punto. Dura veramente 10 secondi, però è veramente una figata. Cioè vi consiglio, se venite a Pantalica, di farlo qui. Ecco, Giulia mi diceva a me che ho paura. Se la sta facendo addosso, amore. Amore. Usciti dalla galleria, io vi consiglio di fare questo percorsino qui, che adesso vi faccio vedere dove si affaccerà, ragazzi. Mamma mia. Adesso noi ci faremo i tuffi da lì. Tu ti farei tuffi da lì. Io mi farei tuffi da lì. Ma tu secondo me per il pubblico ti tufferai. No. Sì. Diciamo, questo è il nostro posto speciale. Ve lo volete fare un tuffo con me? Alzi la mano chi si vuole fare un tuffo. Andiamo. Allora, siete pronti? 3, 2, 1. Fatto! Ragazzi, l'acqua è incredibile. Ah, fresca, mamma mia. Facciamo andare sott'acqua, va. Sta facendo la pipì. Oh, detto che l'acqua è veramente calda qui a Pantalica, eh? Dai, dai, ma non puoi fare la pipì a Pantalica. È calda qui a Pantalica. Voi lo sapete che la devo schizzare sempre. Ma scusami, allora, tutti i nostri fan ci hanno chiesto, Giuliana si deve fare il bagno. Guardatela, ragazzi, è acqua. Cioè, non è tritolo. E se ti spingo? No, dai. Dai. Cos'è? Mani in alto, alto l'al sudore.
Vabbè ragazzi, inspiegabile. Qua l'acqua è bollente, cioè è calda proprio. Se voi vi sedete qua in mezzo, mentre vi fate un idromassaggio naturale. Attenzione, attenzione, Giuliana prova l'idromassaggio. Funziona. Ma il gà non ti ci infili. Come mi devo mettere? Sedere dentro l'acqua. Dentro l'acqua. Direi. Ah, goditela. Pensa che qui puoi fare tutti gli scorreggini che vuoi. Mi stavo già facendo. E quindi poi a un certo punto prendi e ti fa una posa pranzo con un panino. Qui. Sale, ma non eri a dieta? Vabbè, ma è pesa di tacchino dietetica. Pesa di tacchino dietetica? Quello è formaggio dietetico? Ah sì, stracchino dietetico. E olive dietetiche. E pane dietetico. Pane dietetico e... ho fame, amore, ho fame. Non la so le parole, ragazzi. Guarda, non l'avevamo capito. Scusate ragazzi, non abbiamo i soldi per le colonne sonore, quindi ci pensa Giulia. Bisogna fare molta attenzione, in questo punto del fiume è molto, molto pericoloso. Vedete là, c'è la cascata. E qui, beh, non si vede, ma la pressione si fa sentire. Non è vero, Jonathan? Sì, Frank, la pressione si fa sentire, l'acqua scorre forte, anche perché la gente nel tempo ha creato queste mini dighe che è un po', come si dice, rompono il cazzo, ecco. Salutiamo questa splendida pozza. Ciao, pozza. Adesso stiamo continuando a camminare e stiamo andando in un altro punto molto interessante che a noi ci sta molto a cuore e quindi ci teniamo a farvelo vedere. Absolutely yeah! Yeah! Guarda, c'è gente! Facciamo delle pozze bellissime. Comunque vi rendete conto che ce ne stiamo andando dal nostro posto, diciamo, storico, magico, perché Giulia si vergogna delle persone perché non si è depilata e c'ha i peli. Cioè, boh, io mi, no, non devo stare nel mio posto del cuore perché lei non si depila. Vabbè, brava Giulia. È una brutta persona, proprio brutta, brutta. Guardate che figo questo passaggio, da che siamo appunto stazione fiume. E siamo nel bosco di Biancaneve. Questo passaggio è proprio tipo... ti aspetti che ti escano gli elfi. Sì, a un certo punto sì. Ma invece spuntano solo le streghe. Eccola qua. Questa la tagliamo, amore, tranquillo. E uscendo dal boschetto si arriva a un reperto storico importantissimo, questa costruzione di cassonetti tipici del 1223. No, adesso che c'è? Sì, sono secchi dell'immondizia. Sì, sì, ma sono antichi. Fatti in pietra per rispettare antichi, l'ambiente. No, antichi proprio vecchi. Per abbassare l'impatto. Fa più, come se abbiamo trovato, capito, la cosa figa. Fa più. Così dobbiamo dire, sì, che abbiamo trovato. Abbiamo trovato questi cassonetti incredibili. Incredibile, cioè. Storici, 1200 all'incirca. Sì, almeno. Sì. Se no 1100 addirittura. E adesso galleria. È molto, molto psichedelica questa cosa. Ok, adesso vomitate tutti insieme ora. Guarda amore, vedi lì questa montagna, no? La natura. Tra lì ci fa un centro commerciale. Ma che dici? Quelli proprio ultra tecnologici, con le funivie, cose proprio. Allora stiamo in realtà adesso percorrendo un tratto di strada che io ho fatto una volta sola 10 anni fa, quindi non mi ricordo completamente. E Giulia non l'ha mai fatto, quindi stiamo esplorando per la prima volta insieme a voi. Sì. Quindi scopriremo la bellezza di questi posti insieme, tipo il mio ginocchio. Ecco, questa è una delle tante buche. Ora, questa in particolar modo non so se è un loculo, ma in genere in questo punto è pieno, sì, perché di... praticamente qua c'era una necropoli, c'è stata, esatto, una necropoli bizantina, c'è stata una necropoli anche in epoca... Credo, non vorrei, però in epoca preistorica, esattamente l'età. Rotti coglioni. Vedete, quelle per esempio sono altre tombe ancora più in alto, perché probabilmente il fiume prima arrivava a queste altezze. Probabilmente, noi siamo tutti di probabilmente. Noi non sappiamo, cioè, un cazzo. Andiamo, no, cosa per intuito. Sentito. Non siamo quelli andiamo a cercare Wikipedia, così, noi così. Probabilmente, poi voi sapete. Voi sapete che esistono questi posti, queste poi cose. Poi ve l'andate a cercare. Allora, siamo arrivati a un bivio. Non sappiamo se proseguire di qua. Siamo arrivati
immaginate un bivio. No, amore, nel senso. Adesso da qua si decide cosa dobbiamo fare. Vabbè, di qua o di qua, Alessandro? Non è una cosa così assurda. Eh? Vabbè, questo bivio, come lo risolviamo? Di qua, andiamo di qua. Ah. Risolto. Vabbè. Era facile. Andiamo. Waniga. Ok. Che film è? Il dottor Dolitto. No, che film è, Vicciotti? Mon pa manici di Madottone e fammi dottoni. Scrivetelo nei commenti, ve lo rifaccio. Waniga. Però guardate anche la sua. Un film stupido. Esiste il titolo? Film stupido. Wow. C'è un ponticello, niente male. Sembra di stare tipo in Cina. Mamma! Ragazzi, e adesso l'inaspettabile. No, abbiamo trovato un giacimento del paleolitico. Questo tavolo è vecchio di almeno 2 milioni di anni. Capito, no? È un tavolo da picnic. Amore, è un tavolo del paleolitico di 2 milioni di anni fa, si vede. È... cessi uomini. Delicatissimi! Se gli uomini siamo cessi. Ragazzi, scoperte delle scoperte, c'è il museo. Tutti gli attrezzi. Un armadio a muro. Eccoci qua, diciamo, di fronte il museo che si trova presso a poco lì c'è una piccola discesa che ti porta a quest'altra meraviglia. Quindi si merita un bel bagno. L'impavido Alessandro va per farsi il bagno. Ma guarda come sculetta. Ehi tu, bambolo. Pronta, io no. Ah, perché è fredda? È fredda. E allora perché non mi faccio il bagno io? Va bene ragazzi, il sole sta calando, quindi è arrivato il momento di tornare a casa. Anche perché sta iniziando a fare pure freddo. Se vi piacciono questo tipo di video, quindi questi vlog, fatecelo sapere nei commenti, lasciateci un bel like e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Fenomenale, quella padella da dove appare? Giuliana ti avvisa e qui si mette.